Adesso ci ascoltiamo un pezzone. Luca Bianco ci presenta il suo monografico. Chul. Yo, remember yeah. back on the bully when cats used to harmonize yeah. like yeah. Yo, yo, my men and my women, don't forget about the dean. This is not the most of king, yo. It's about a thing, yo. Feel yo. Real good when your hands in the air and lick two shots in the atmosphere. Looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to Benjamins? Yeah. You act like you and him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gonna pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, then you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian. A Muslim sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gonna tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gin, baby girl. Respect is just a minimum. Minimum. But you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head. A million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. Lauryn Hill nasce nel 1975 a South Orange, nel New Jersey. Trascorre l'infanzia ascoltando le collezioni dei dischi dei genitori e si accosta lei stessa al canto fin da subito. A soli 13 anni, Lauryn partecipa alla celebre serata del debuttante all'Apollo Theater di Harlem, il luogo dove nascono le stelle e le leggende. Il suo ingresso vero e proprio nel mondo dello spettacolo avviene però tramite televisione e cinema, e l'episodio chiave è sicuramente la partecipazione a Sister Act 2 al fianco di Whoopi Goldberg. La sua connessione con i Fugees, il gruppo con cui conoscerà una fame oltre immaginazione, risale alla prima ora. È il 1988 quando Press Mitchell la approccia nella hall della scuola e la convince ad entrare nel nascente Refugee Camp. Lauryn Hill, ribattezzata El Boogie, comincia a scrivere brani e a riversare in strofe rap i suoi scritti poetici, ma prima di vedere esplodere il gruppo bisognerà aspettare qualche anno, perché Lauryn deve prima completare la sua educazione alla Columbia University. Il primo album, Blunt and All Realty, arriva infatti nel 1994 e anche se nel complesso venderà più di 2 milioni di dischi, non riceve però un successo immediato e clamoroso con i singoli. Nel 1996 inizia una relazione con Rohan Marley, giocatore di football universitario, ma soprattutto figlio del leggendario Bob, dal quale avrà 4 figli. One day, I'm gonna understand. Zaya. Touch my belly overwhelmed by what I had been chosen to perform. But then an angel came one day, told me to kneel down and pray, for unto me a man-child would be born. Oh, this crazy circumstance, I knew his life deserved a chance, but everybody told me to be smart. Look at your career, they said, Lauryn, baby, use your head. But instead I chose to use my heart. Now the joy of my world is in Zion. Nothing more than to wait.
lady tying his door. I've never been in love like this before. Sempre nel 1996 arriva il disco delle meraviglie, il multiplatino The Score. Polverizza le vendite, schizza alle stelle, oltre 10 milioni di dischi venduti, e la band entra nel gota della musica mondiale con la sua potente miscela di rap caraibico. Dall'exploit irripetibile nascono le premesse per il primo album solista di Lauryn Hill, The Miseducation of Lauryn Hill del 1998, che scrive, arrangia e produce quasi ogni brano del disco. Lauryn vive in uno stato di grazia, ogni cosa che scrive, canta o rappa si trasforma in oro, l'artista finisce col diventare l'icona dei media e il fenomeno musicale del 1998. Tanto che nel febbraio del 99, alla cerimonia dei Grammy Awards, Lauryn vince 5 premi su un totale di 11 nomination. Il successo è tale da complicare il futuro dei Fugees, che vengono momentaneamente accantonati da Lauryn in realtà più per dedicarsi alla famiglia che per fare la vita da star. Dopo quella buffata di successo, la signora Hill Marley trascorre un lungo periodo di pausa per tornare sul palcoscenico solo nel 2001 con l'Unplugged MTV Unplugged No. 2. Nel 2004 in avanti ci sono diversi segnali di una probabile reunion, anticipata dapprima da fugaci esibizioni e dalla partecipazione a un film e una piastra tale, poi addirittura da un singolo, Take It Easy, da un tour europeo che tocca anche l'Italia. Ma il tanto annunciato e atteso disco continua a sfumare per ragioni che ufficialmente non vengono mai spiegate. Practice extending across the atlas. I begat this, flipping in the ghetto on the dirty mattress. You can't match this, rapper slash actress. More powerful than two Cleopatras. Bomb graffiti on the tomb of Nefertiti. MCs ain't ready to take it to the Serengeti. My rhymes is heavy, like the mother sister Betty. L Boogie spars with stars and constellations. Then came down for a little conversation. Adjacent to the king, fear no human being. Roll with cherubims to Nassau Coliseum. Now hear this mixture with hip hop meets scripture. Develop a negative into a positive picture. Now everything is everything. E questo era il monografico di Mr. White. Lo trovate come tutti i nostri contenuti su Spreaker. Cioè...